però con il maestro René per commentare questa mostra all'Hotel Le Querce, un'arte moderna che mette insieme simboli reali, Castello Aragonese, Principe Carlo, Pinocchio, Paperino, l'arte grafica un po' in generale, lo street art, c'è un grande mix magico di comunicazione che va ben oltre il singolo messaggio, ma che avvolge chi guarda. Sì, certamente, ho fatto una giusta analisi della mia pittura. Io parto dal figurativo, ho sempre dipinto un po' il figurativo, per anni ho fatto l'iperrealismo e avendo avuto un ottimo insegnante di iperrealismo che ahimè non c'è più, e quindi poi come tutti i grandi artisti mi piace un po' scandagliare nell'evoluzione pittorica e quindi mi sono dato un po' alla pop art, fermo restando una base di figurativo iperrealismo. Non è la pop up come siamo abituati, no? Pensiamo, quando si parla di pop up si pensa a Warhol e guardiamo Marilyn nella bicromia o nelle varie bicromie che raccontano un po' quello stile. Guardando un po' la sua pittura c'è di più, c'è profondità, c'è quasi una realizzazione quasi di computer grafica anni 80, no? Quando si cominciavano a scontornare gli oggetti, a decontestualizzarli e poi invece a rimetterli in posti nuovi. Sì, effettivamente, perché io immagino, come nella presentazione del professor Papetti, che fa parte di questo catalogo, di una mostra che è stata fatta ad Ascoli Piceno, cioè io, diciamo, il leitmotiv principale sono le stanze, dove in queste stanze vengono racchiusi questi miei quadri a mo' di museo, e quindi ho questa citazione dei grossi artisti del Novecento, in particolare che io adoro, a parte di Warhol, Mario Schifano, ne potrei citare tanti, però poi c'è questa rivisitazione dei grossi mostri sacri della pittura dell'Ottocento e del Novecento, che li elaboro con delle scritte, delle citazioni, dove ci metto l'ironia, dove ci metto gli animali che sono ricorrenti nei miei quadri, che sono, diciamo, l'elemento dirompente dei miei quadri, perché li considero degli intrusi. Come pure molte persone mi fanno la domanda: ma perché vengono numerati i quadri? Perché gli animali vengono numerati? Perché i numeri ci accompagnano per tutta la vita, da quando si nasce a quando si muore. Allora il numero è vita, e quindi ogni simbologia ha un pretesto decorativo. Maestro, un elemento caratterizzante invece che poi emerge è l'utilizzo dei personaggi dei fumetti, un po' a dirci: ehi, attenti, non prendiamoci troppo sul serio, cioè, nel senso, la vita è bella perché la dobbiamo vivere, dobbiamo anche, ecco, ritrovare quel senso di leggerezza che poi ci permette di affrontarla nella sua interezza. Sì, effettivamente lei ha fatto una giusta citazione. I fumetti è un altro elemento ricorrente nei quadri, in quanto io, che non sono tanto giovincello, però ricordo questi fumetti da Paperino. Come dimenticare Paperino, Topolino, Pippo, Pluto, Braccio di Ferro? Sono dei fumetti icona per me. Oggi ci sono i Minions, che, diciamo, è il fumetto un po' più ricorrente, e difatti io alterno un po' questi Minions a Paperino, Topolino, diciamo come una scala di età, ecco. Però fermo restando a quello che diceva lei degli anni 80, anni 70, che sono icone del panorama fumettistico. Ormai è venuto qui ad Ischia, mi sembra giusto anche porle una domanda: se anche lei ha sentito un po' la magia dei luoghi. Sono tanti gli artisti che hanno trovato ispirazione, che hanno sentito, no, quella forza del territorio che racconta la particolarità dell'isola di Ischia. Non stiamo qui a fare nomi, ma immagino di pensare
agli anni 50 con l'esplosione del Barbarie Internazionale, Oden, Visconti più avanti con il cinema, Rizzoli con il cinema, c'è un po' quest'aria magica sull'isola, si sente? Beh, anche io sono stato effettivamente attratto da quest'aria magica dell'isola, poi grazie alla passione del titolare dell'albergo Le Querce ho voluto prepotentemente fare questa mostra qui, che ritengo anche questo albergo un posto magico, che fa da pantano con l'isola, perché l'isola è un posto magico, non a caso viene definita l'isola verde, ma non è solo il verde, che noto che in qualsiasi angolo è ben curato, sono le persone, un po' come la tipologia dei campani, magari poi c'è qualche piccola rivalità di idee, però siete, io sono pugliese, però i campani, adoro la Campania proprio. E Ischia è una di quelle isole magiche dove si può trovare di tutto, di più. Anzi, consiglio alle persone, che magari qualcuno ancora non viene, di venirci, perché veramente è un'isola magica.